Ben ritrovati e buonasera a tutti i telespettatori di Cilento Channel che ci stanno seguendo in diretta televisiva e sui nostri canali social. Terza puntata dedicata alla sanità salernitana, in particolare all'ospedale civile di Agropoli e le sue criticità. Ne abbiamo discusso nelle scorse puntate con politici, associazioni e comitati cittadini. Oggi abbiamo con noi Franco Picarone, consigliere regionale, i sindacati e il presidente del Comitato di Rappresentanza dei Sindaci che siede al tavolo di lavoro con il direttore generale dell'ASL di Salerno, Mario Iervolino. E abbiamo invitato altre personalità sanitarie e politiche che probabilmente ci raggiungeranno eh, durante la trasmissione. Buonasera anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori che ci seguono sia su Digitale Terrestre che sulla pagina Facebook che sul sito www.cilentochannel.com in streaming. E allora andiamo subito a salutare i nostri illustri ospiti. Franco Picarone, consigliere regionale nonché. Presidente della commissione bilancio e eh, facente parte anche della commissione sanità della regione Campania. Ho detto bene, Franco? Sì, ho detto bene. Buonasera a tutti e a tutti i telespettatori. Buonasera al sindaco di Teggiano, Michele Di Cantia, appena eletto, quindi riconfermato, nonché presidente del comitato di rappresentanza dei sindaci che siedono con il direttore generale Iervolino. Al tavolo per discutere delle problematiche sanitarie dell'ASL. Buonasera Sindaco. Buonasera ad Angelo Rambaldi, Will Salerno. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. E buonasera a Roberto Ronca, FSI USAe Salerno. Buonasera. Ecco, gli ultimi due fanno parte dei sindacati che insomma in qualche modo ehm, frequentano la nostra realtà locale, per modo di dire. Allora, prima di partire, direi di lanciare la scheda che abbiamo preparato per poi cominciare la nostra discussione. Prego la regia. Ospedale di Agropoli, quale futuro? È sempre più crescente l'attenzione al futuro del nosocomio agropolese che, dopo la conversione in Covid Hospital, attende l'attivazione di altri servizi e reparti, come annunciati dal governatore della Campania Vincenzo De Luca nel luglio del 2020. A quanto sostenuto dai sindaci di Agropoli, Capaccio Pestum e Castellabate, una prima motivazione a tale ritardi è da ascrivere all'emergenza Covid che è prioritaria in questo momento. E solo una volta superata l'emergenza i servizi annunciati ripartiranno. Una seconda motivazione è la carenza di medici e la mancata risposta degli stessi ai bandi di reclutamento dell'ASL. Pertanto i reparti dei presidi rimangono scoperti e l'ASL è costretta a ricorrere all'Alpi, le attività libero professionali intramuraria elargendo alte somme di denaro. Persistono inoltre le criticità sul pronto soccorso, dove l'assessore alla sanità del comune di Agropoli, Rosa Lampasona, ha ammesso e sottolineato che il Presidio Agropolese non ha un pronto soccorso, ma un primo soccorso. A tale affermazione si aggiungono le denunce dei cittadini. Un primo soccorso spesso non all'altezza dell'emergenza, tanto da alimentare le proteste dei cittadini, vittime di un presunto soccorso inadeguato, come nel caso ultimo del quindicenne di Castellabate, Tommi, che a causa di un incidente stradale per il ritardo nel trasporto in ospedale, perse la vita. Intanto Intanto, presso il Ministero della Salute si sta discutendo la modifica del decreto 70/2015. Le indicazioni del decreto daranno luogo a un provvedimento generale di programmazione da parte delle Regioni. Quelle che lo hanno a suo tempo emanato dovranno adottarne uno aggiornato. Le principali novità: adeguamento della rete ospedaliera a quella esigenza di elasticità che la pandemia ha evidenziato con chiarezza, potenziamento di alcune attività che la pandemia ha evidenziato come carenti, terapia intensiva e area semi-intensiva, in primo luogo. Maggiore chiarezza sulla declinazione delle reti cliniche, tentativo di sciogliere i nodi storici dei piccoli ospedali e dei punti nascita substandard. Per il nosocomio agropolese potrebbe prospettarsi una vera rinascita. E questa era la scheda che abbiamo preparato per avere la possibilità di partire con il nostro confronto, Franco Picarone. Grazie innanzitutto per essere qui. E allora, secondo la scheda ci sono le priorità al Covid Hospital, mancanza di medici e poi magari parleremo anche di questo decreto con la possibilità di, insomma, avere maggiori eh, vantaggi per la sanità nostra territoriale salernitana. Partiamo dal Covid. Il Covid che blocca purtroppo un po' tutte le altre attività. Beh, io penso che dobbiamo avere chiaro il quadro nazionale. Noi abbiamo avuto nel corso del 2020 credo 140.000 morti in più. Il 70% di questi era morto a causa del Covid, il 30% per cause indirette, perché la gente non, è, non ha potuto curarsi eh, come succede ordinariamente quando non c'era il Covid. Per cui Uh, mancanza di, di, di alcune attività di, uh, cardiologiche, visite specialistiche, screening, eccetera, ha comportato maggiori decessi. Questo significa che il covid non ha soltanto una negatività diretta, ma anche indiretta, e questo riguarda tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo. Avuto, abbiamo a Salerno fatto una scelta di due ospedali Covid in questo momento che sono Scafati e eh, Agropoli, entrambi hanno un ruolo primario in questo settore specifico, entrambi soffrono di, eh, obiettivamente di, di una diminuzione sulle attività ordinarie. Penso per esempio alla lungodecenza che è stata spostata a, a Scafati oppure alle attività relative allo stesso reparto di malattie infettive. Abbiamo una serie di problemi su, uh, uh, su Scafati che sono gli stessi che possiamo avere su Agropoli. Ma qual è stato diciamo, il valore anche per Agropoli, che va detto ai cittadini perché è importante? Il valore è stato quello di. Innanzitutto di, di attrezzare con interventi appropriati eh, le strutture dell'ospedale. Abbiamo il completamento dei lavori delle, delle sale operatorie, e questo è un fatto fondamentale perché qualsiasi destino che riguardi un ruolo all'altezza di questo ospedale deve partire dal fatto che ci siano delle sale operatorie funzionanti. Oggi noi abbiamo delle sale operatorie che, che sono state completate e quindi sono attrezzate per l'uso. Soprattutto sono state fatte delle scelte per quanto riguarda la rete di emergenza conseguente al Covid sui posti di terapia intensiva e subintensiva e sono stati conferiti ad Acropoli di 20 posti tra terapia intensiva e subintensiva, che sono dopo, dopo la rimodulazione Covid sono diventati 18, ma che sono definiti anche nella tabella strutturale a seguito anche della deliberazione che vi lascerò la 1174 del 710-2021 dell'ASR di Salerno sono diventati strutturali. Quindi a ottobre, giusto? Strutturale, a ottobre, ottobre è stata scorso. Abbiamo fatto una delibera per cui questi posti di terapia intensiva e subintensiva sono strutturali. Che significa? Significa che eh, diciamo questi posti di terapia intensiva e subintensiva resteranno anche dopo il Covid. Questo significa che c'è una scelta che guarda a lungo termine al ruolo di dell'ospedale di Agropolo e significa anche che eh, non si parla più se devono funzionare eh, diciamo, le sale operatorie, se ci sono posti di terapia e subintensiva che entreranno nella fase ordinaria delle attività dell'ospedale, significa che può essere ipotizzato un pronto soccorso vero. E significa che sono state fatte le scelte, che quando tu parli di terapia intensiva e strutturale, e, 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 strutturale significa che non ci sono... Situazioni che svaniranno dopo eh, la, la, la fine dell'emergenza COVID. Questo è diciamo, un fatto che noi dobbiamo rappresentare bene ai cittadini. E mi dà anche, io ovviamente non entrerò in fatti specifici che riguardano la conduzione attuale dell'ospedale, sono problemi che riguardano la direzione sanitaria, anche se eh, se ci sono episodi negativi vanno vanno eh, rilevati e vanno assolutamente posti all'attenzione della direzione generale dell'ASL. Voglio in questa occasione anche eh, diciamo, rassicurare i cittadini sull'attività che sta facendo l'ASL in questo momento. Noi abbiamo il concorso già bandito per 52 medici, 10 anestetisti e rianimatori, 10 di medici di medicina e chirurgia d'urgenza, 10... Di medicina trasfusionale, 6 di neurochirurgia, 8 di ortopedia e 8 posti di pediatria ed è in via di approvazione e pubblicazione un altro concorso. Stamattina ne ho avuto notizia per 65 medici: 12 di urologia, 25 di chirurgia generale, 4 di chirurgia vascolare, 24 di medicina interna. Posti a tempo indeterminato. Non è che stiamo parlando, di, stiamo parlando di concorsi a tempo indeterminato. Ovviamente non è detto che saranno tutti quanti coperti perché sappiamo qual è la situazione di penuria anche di medici, però sicuramente eh, i posti di, di lavoro di medici a, te, a tempo indeterminato sono appetibili e quindi sicuramente genereranno un grande afflusso di medici da qui ai tempi di espletamento del concorso. Uno è una procedura in un atto, un altro entrerà in, in procedura tra poco e questo consentirà di poter distribuire sul territorio, quindi anche ad Agropoli, eh, diciamo, le risorse sanitarie e mediche che po potranno consentire di eh, attrezzare l'ospedale. Eh, per le attività Covid sicuramente come già è, ma sicuramente anche per le attività post-Covid. Quindi io voglio qui rassicurare i cittadini che si sta lavorando seriamente per la sanità della provincia di Salerno e si sta lavorando seriamente per l'ospedale di Agropoli. Ovviamente eh, entriamo in una fase nuova e concludo che è quella eh, di una medicina che potenzia anche la fase di prevenzione, la fase territoriale. Lo stesso eh, diciamo, PNRR stanzia risorse importanti che vanno in questa direzione: le, eh, diciamo, gli ospedali di comunità, le case di, di, di comunità eh, che serviranno proprio come presidi di medicina territoriale. Insieme al potenziamento dei medici di base e di tutto quello che è il lavoro di cura a domicilio, serverà, servirà a decongestionare i pronto soccorso. Quindi c'è una fase che proprio il Covid ci ha insegnato che bisogna potenziare, in particolare per quello che è successo in Lombardia, ma c'è anche diciamo, un lavoro incessante di eh, completamento del, del, delle reti di emergenza eh, e di soccorso. Che debbono essere assolutamente eh, all'altezza di poter rispondere alle esigenze di salvare le vite dei cittadini ovunque essi si trovino. I, infatti, il, il Governatore proprio oggi l'ha annunciato no? in una conferenza esatto, stampa. Abbiamo esatto. ascoltato. Quindi bene. diciamo che il, il lavoro lo, oggi lo possiamo fare e dobbiamo ricordare a tutti che possiamo eh, procedere alle assunzioni di personale a questi concorsi, che erano bloccati da oltre dieci anni, perché siamo usciti dal commissariamento. Sembra niente. Tu no? dici, ma tu fai i concorsi, non se ne facevano da, da, da una dozzina d'anni. La sanità in Campania ha perso oltre 15.000 addetti perché era commissariata. Il sentiamo sentiamo i sindacati. Il fatto adesso. di essere uscito dal commissariamento consente di poter attivare dei concorsi oggi il governo si prepara anche a, ad accelerare sulle procedure di stabilizzazione, diciamo abbiamo una situazione in cui siamo entrati in partita perché la Campania. Fino a quando non era arrivata l'amministrazione de Luca era fuori partito. Prima di far parlare un attimo i sindacati solo una domanda all'onorevole Picarone certo. in merito a quello che ha detto fino adesso onorevole, ehm, che indirizzo ecco, potrebbe avere il nostro ospedale civile di Agropoli in futuro, quindi quando terminerà la pandemia con eh, questa, queste attivazioni di eh, postiletto di rianimazione e poi ovviamente con le sale operatorie che sono state eh, allestite per un importo di 2 milioni di euro, ricordiamo. Ma si possono fare le cose eh, diciamo, questo è un ospedale che nasce con un ospedale in deroga rispetto a tutte le eh, perché eh, incontra la necessità di avere un presidio che sul territorio consente di poter dare anche delle risposte di tipo emergenziale. Avere dei posti di terapia intensiva e delle sale operatorie significa che tu puoi, puoi provvedere all'assistenza anche per la fase acuta, non soltanto diciamo, rispetto a, ai ricoveri di elezione, come può essere eh, che ne so, la lungodegenza o o l'oncologia, cioè noi abbiamo la possibilità di poter fare di questo presidio un presidio che è un punto di riferimento anche per gli interventi di emergenza e di urgenza. Non potremmo seguire. E c'è anche in atto, devo dire, a parte le scelte già fatte, che, perché le funzioni sono state definite eh, rispetto agli atti eh, concreti che ha fatto la Regione Campania per tutte le specialistiche che voi conoscete. Oggi abbiamo anche un processo in atto che è quello del piano territoriale, quindi dell'atto aziendale che dovrà vedere la luce nei primi mesi dell'anno prossimo, in cui è possibile, anche in ragione della, delle scelte fatte durante la fase Covid dei posti strutturali di terapia intensiva, è possibile andare a configurare meglio l'assetto dei servizi che deve dare l'ospedale in maniera tale che poi alla fine di questa pandemia che ci auguriamo... Siamo, si, si, ci lasciamo alle spalle, nel più breve tempo possibile, possiamo avere l'ospedale che i cittadini di, di, eh, di questa parte del, dell'Alto Cilento si aspettano. Franco, non potrebbe eh, specializzarsi in un settore, in un reparto di malattie infettive proprio? Sicuramente l'esperienza Covid consente di seminare in questa direzione, è una scelta che va fatta in, quelle, in ragione di quelle che sono le esigenze territoriali. Noi dobbiamo avere una sanità che consente di dare tutte quante le risposte attraverso tutti i, tutti i livelli di sanità che si attivano da quella territoriale alle, alle reti di emergenza alle, alle eh, diciamo, le specialistiche di elezione cioè ogni ospedale si dovrebbe specializzare in qualcosa per avere una funzione io non credo negli ospedali che fanno tutto e magari non riescono ad essere all'altezza. Cioè se noi pensiamo che un ospedale deve fare tutto e non ha i medici a sufficienza, non ha la casistica sufficiente, non ha eh, come dire, eh, condizioni che poi mettono il paziente nella situazione di andare incontro a una buona assistenza, io dico certi ospedali eh, è meglio che certe funzioni non le tengano e che siano ben potenziati in alcuni ospedali. Il problema è che quando una persona sta veramente male e ha bisogno di un intervento urgente deve essere portata nei tempi utili, nella struttura adeguata. Quindi noi dobbiamo avere ospedali, al... per esempio faccio un esempio, la questione dei punti nascita è una questione che prima o poi va affrontata nei termini giusti. Se tu hai un punto nascita che fa 2000 parti all'anno è chiaro che ha meno probabilità di avere problemi e di avere un documento del nascituro della mamma. Se tieni un ospedale che fa 200-300 parti all'anno, puoi avere problemi. Anche qui la scelta che l'ASL ha fatto, perché i numeri della Balduzzi sono diciamo spietati, è stata quella di cercare di mettere in rete i tre ospedali della zona sud di Salerno per avere una casistica sufficiente a poter mantenere in piedi con la sicurezza di quelli che poi si recano ad a ricevere l'assistenza eh, per poter tenere in piedi il tutto. Sono scelte che si fanno in ragione. Di, di, una, di una visione organica della sanità non si possono fare perché politicamente è meglio avere un ospedale che non averlo, è meglio avere una specialistica che non averlo. Cioè non è un problema politico, è un problema di salute dei cittadini che deve essere al centro. Se dobbiamo mantenere delle funzioni ad Acropoli, debbono essere delle funzioni valide, all'altezza, efficaci e che servono ai cittadini. Se no, i cittadini se stanno male e l'ospedale non li cura bene e non è in grado di curarli bene, è meglio portarli in tempi utili in un'altra struttura. Qui dobbiamo avere cose che funzionano e che riescono a fronteggiare magari bene la prima emergenza e la stabilizzazione. Hai detto bene. Ehm, Ronca, allora torniamo alle problematiche del reclutamento del personale medico. Franco, puoi passare il microfono a Roberto, per favore. Allora, quello che diceva Franco, insomma, l'ASL eh, ha bandito i vari concorsi, è vero questo? Oppure no, L'ultimo è del, <ride> dell'8 novembre. No, no, i concorsi sono stati banditi, è chiaro che io già in un'altra occasione ho come dire, eh, manifestato lo scetticismo, perché di questi concorsi o concorsoni, perché questi grossi numeri, eh, come dire, da un certo punto di vista eh, metterebbero tranquilli eh, tutte le strutture. Sono, vabbè, sono numeri importanti, anche se servissero solo per esempio alla struttura di Vallo. Questi numeri, per la carenza di medici che abbiamo, il discorso è un altro: che fare un concorso di 65 figure professionali o 50, quello che sia, abbia, eh, a, a, capiterà la stessa cosa che è già successa precedentemente. che Salerno... Sì, sì, no, sono a tempo indeterminato, no, no, io non metto in dubbio. differenza insomma tra un concorso a tempo indeterminato e un concorso. A te ho guardi, un avviso, sono due cose differenti. Guardi, o per specialisti ambulatoriali, questo tu lo sai meglio di me. Sì, certamente, ma io no, non metto in dubbio. Io però purtroppo sulla, su quello che è successo precedentemente, se nell'ambito sud di questi 50, 60 medici ne arriveranno 10, 12, 15, probabilmente in due o tre anni non li rivedremo neanche più. Perché abbiamo dei problemi più radicati, bisognerebbe esaminare il problema più a fondo. Io per questo più di una volta ho manifestato l'idea di fare dei concorsi specifici proprio per l'ambito sud, etichettarli, dire eh, servono 20 medici, varie discipline per l'ospedale eh, Vallo Agropoli, e naturalmente fargli un contratto per 5 anni perché così, come dire, risolviamo per un periodo medio-lungo il problema della carenza dei medici. Non vogliamo ritrovarci come è successo finora, e purtroppo questa è una statistica che possiamo prendere tutti atto. Vedi, per esempio, gli ultimi che sono andati via sono i cardiologi che arrivarono a Vallo, e nel giro di poco tempo sono andati via. Quindi, purtroppo, ne parliamo per fatti compiuti. A me, ben venga tutto quello che ho sentito stasera. Eh, dall'onorevole se si realizzasse abbiamo risolto tutti i problemi se Agropoli eh, decolla eh, abbiamo la terapia intensiva benissimo il covid non si tocca quello già, già sta lì eh, le sale operatorie se cominciano a lavorare benissimo mi fa piacere è chiaro che al momento noi dobbiamo però riscontrare una realtà un attimino diversa, Abbiamo, dobbiamo riscontrare la realtà della difficoltà dei turni proprio nei reparti Covid, in terapia intensiva, in subintensiva, ma anche al punto di primo soccorso, perché la carenza di medici comunque resta, comunque c'è ed è, è naturalmente una carenza che viene da, da lontano. Io, noi, lamentia, noi lamentiamo come dire, un intervento un po' in ritardo, una mancata programmazione, perché noi adesso stiamo lamentando la carenza di medici, ma non è che so, sono mancati da una settimana, abbiamo un problema grosso, mi rifaccio all'emergenza all che è successa in estate al pronto soccorso di Vallo, tu non ti puoi accorgere improvvisamente il 6 agosto che hai un medico di turno con le ambulanze in fila. Probabilmente c'è qualcosa che non va. È chiaro che c'è una cattiva programmazione. Quindi, che poi io mi auguro che vengano risolte. Però purtroppo il tempo passa e sembra che eh, ogni giorno abbiamo più difficoltà ad organizzare che eh, come dire, a programmare. Questo io non vedo questa programmazione. Per cui sono preoccupato anche perché questa stessa mia preoccupazione mi viene trasmessa da tutte le persone, i dipendenti, i colleghi, che ogni mattina, pur impegnandosi, Uh, 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 all'impossibile, è chiaro che a volte non si riesce ad arrivare perché effettivamente c'è una difficoltà. E l'altro problema grosso su cui voglio mettere l'accento è che uh, l'Asle Salerno anche in questo caso dimostra di essere un attimino divisa perché il problema più grave, io lo, lo avviso, da, dal territorio sud, da Capaccio a scendere in giù che la stessa sofferenza non sembrerebbe essere estesa all'ambito nord, anche perché, ripeto, molte volte gli infermieri, i medici, il personale che sta arrivando sembrerebbe preferire le zone più abitate rispetto al nostro Cilento che sembra che vada verso una desertificazione eh, naturale. Ecco, tu hai parlato di cardiologi che sono arrivati e sono andati via, perché? Ma eh, Le motivazioni sono tra l'altro di questi cardiologi. Se non sbaglio, lo stesso Iervolino disse che tre dovevano essere eh, poi eh, nel pronto soccorso di Agropoli. Vabbè, no, Io non so, eh, le motivazioni sono tante, possono essere tante. Voi ricordatevi che ogni, ogni persona, ogni dipendente ha una sua, come dire, eh, degli obiettivi. Può darsi che i cardiologi possono non aver riscontrato quelle che erano le loro eh, aspettative, eh, può darsi che non si sono ambientati, ma questi sono problemi. Rilevanti. È chiaro, perciò, quando io ho evidenziato un concorso etichettando, con una, come dire, li blocchiamo per cinque anni, lo stanno facendo perfino a Benevento, ad Avellino, che bloccano gli ossi, gli fanno i, co i contratti per cinque anni per non perderli, solo a cambio compensativo li possiamo perdere perché non lo riusciamo a fare anche noi. Noi siamo come dire, fin troppo bravi che assoldiamo le persone ma molte volte fungiamo come porta girevole che arrivano da noi per entrare in campagna e poi lì eh, e si destinano nelle parti a loro più piacere. Noi, noi, noi rimaniamo sempre con la carenza. Io, più volte, porto ad esempio proprio l'ospedale di Vallo della Lucania e sembrerebbe quasi che la nostra carenza, la carenza dell'ambito sud, serve proprio per far scorrere le persone in campania e poi via si destinano dove meglio preferiscono. Se noi non lo riusciamo. Non riusciamo a bloccare, non li riusciamo a far stare bene, come si suol dire, a trovargli una collocazione giusta, eh, secondo me perderemo sempre. Franco, possiamo lavorare in questo senso, secondo te? Poi passo la parola a Angelo, così dirà anche la sua. Voglio dire questo: che ognuno fa il suo lavoro, quindi il sindacato fa il sindacato, ed è giusto perché è al cospetto con i problemi quotidiani. M mi voglio rimarcare una cosa e la ripeto per chi non ha capito forse o non mi sono spiegato io, abbiamo avuto con il commissariamento della sanità dieci anni di blocco del turnover, significa che uscivano le persone per pensionamento e non potevano essere assunte. Abbiamo sbloccato i concorsi, oggi in sanità sono entrate già migliaia di persone, possiamo bandire come stiamo facendo concorsi a tempo indeterminato, possiamo dare una speranza di assistenza alla gente perché prima questo non era possibile, ma uscire dal commissariamento non è che significa fare una cosa così, significa che devi avere sei bilanci consecutivi eh, diciamo in equilibrio, significa che devi raggiungere degli indici che ti riconosce il Ministero della Sanità, faccio un esempio, uno di questi indici, i tempi di pagamento, la Campania è prima in Italia per i tempi di pagamento, in meno di 20 giorni si pagano le fatture della sanità campana. Cioè, noi, non sappiamo, noi, se non ci rendiamo conto, quello che abbiamo fatto per sbloccare questa situazione e per mettere i presupposti, quando dice un problema antico. È certo che è un problema antico, era un problema che gli altri nemmeno sul presupposto lavoravano. Okay? Quindi quando una, una regione si mette a lavorare di buzzo buono su queste cose, questo fatto va riconosciuto perché abbiamo oggi la premessa per. Abbiamo fatto dei concorsi che vanno in questa direzione, per esempio. Quello della mobilità degli infermieri che fece Antonio Giordano diciamo, dava un punteggio specifico per quelli che accettavano la destinazione nelle zone diciamo, svantaggiate, nelle zone sud. Quindi l'abbiamo sperimentata questa cosa, si può fare e la dobbiamo fare. Il problema è reclutare le persone, è chiaro che quando fai il concorso a termine indeterminato uno viene perché sa che ha una stabilità, quando fai un concorso un avviso a sei mesi, a un anno, a due anni, un concorso a termine c'è meno appetibilità, uno resta dove sta se poi deve andare in una zona svantaggiata. Non è un fatto da poco, non è un concorsone aver fatto un avviso per 52 medici e un altro per 65, sono 12 urologi, 25 chirurghi generali. 4 chirurghi vascolari, 24 di medicina interna, 10 anestesisti e rianimatori, li ripeto di nuovo, 12 medici e chirurghi d'urgenza, medici trasfusionali 4, 6 neurochirurghi, 8 ortopedici, 8 pediatri. Saranno il 70%, l'80% avremo medici a tempo indeterminato che potremo distribuire sulle strutture. Fermo restando questo, il mio ragionamento di consigliere regionale e di companhe della Commissione di Sanità non può essere diciamo, diverso da quello che ti vengo a fare in questo momento. Noi dobbiamo continuare a lavorare così. Poi il ragionamento che abbiamo fatto sull'ospedale di Acropoli e sui posti. Strutturali di terapia intensiva, come anche gli interventi di messa a posto delle sale operatorie, che vi io vi ricordo che cos'erano le sale operatorie quando siamo arrivati, i lucchetti e le strutture sventrate certo, e sottratte, non lo dobbiamo ripetere. Allora dico: la Regione Campania si è messa o non si è messa a lavorare su queste questioni? Vuole dare un futuro all'ospedale di Acropoli? Mi sembra che sia sugli atti, sulle carte e sui fatti. E ci auguriamo che queste sale possano funzionare però in futuro, perché adesso sono ferme. Ma sono ferme perché c'è il Covid e sono ferme anche quelle della, della, di, di, di Scafati. Quindi lei mi fa dei ragionamenti. Se no, se, se, finché siamo in una situazione di emergenza, noi attraverso il Covid abbiamo rilanciato la struttura ospedaliera di Agropoli e le abbiamo dato un futuro. Perché abbiamo poste le premesse già in queste carte, e in questa delibera che vi lascio. Definiscono strutturalmente certe scelte. Strutturalmente significa la parola strutturale, che sta nelle tabelle, significa che valgono per sempre, non sono relative alla fase di emergenza Covid. Allora, innanzitutto eh, io vorrei prendere per buono quello che ha detto l'Onorevole Picarone e spero che venga eh, portato a termine. Questo perché? Eh, perché sono ormai più di dieci anni, eh, qualche volta anche con, tramite la vostra emittente, noi eh, parliamo di questa situazione di Agropoli. Eh, però c'è un discorso da fare. Eh, io ritengo che un po' tutti, eh, politici, eh, direzione sanitaria, eh, pure noi sindacati probabilmente, eh, abbiamo preso troppo in giro gli abitanti di Agropoli, perché se siamo qui ancora a parlare di come strutturare un ospedale, Vuol dire che eh, l'ospedale eh, è là, eh, facciamo le inaugurazioni, ma facciamo l'inaugurazione di, eh, di un ospedale praticamente vuoto, la gente è stanca. Eh, questo perché? Perché eh, fino adesso li abbiamo presi in giro, un po' tutti. Io, ripeto, voglio prendere per buone le, le parole de, de, dell'onorevole, spero che tutto questo venga portato eh, a termine. Per quanto riguarda eh, però quello che diceva eh, l'onorevole dei posti di rianimazione, le sale operatorie, eh, eh, noi eh, non dobbiamo eh, fare l'errore eh, di eh, sovrapporre degli ospedali uguali, simili, visto che adesso l'ospedale di Agropoli fa parte del, eh, del, dello stesso presidio dell'ospedale di Vallo. Perché? Perché noi abbiamo un problema nella nostra zona. Siamo, eh, abbiamo dei piccoli paesini, siamo un po' dispersi, però demograficamente siamo pro, poco popolati. Quindi eh, non lo so se fare tutte queste salopadorie, fare tutti questi posti di rianimazione. Certo ci mancherebbe altro, adesso sono serviti per il Covid, adesso non parliamo dell'ospedale di Agropoli adesso perché adesso è un ospedale Covid e ci sono stati degli errori anche da, da parte della direzione per come è stato gestito, eh, però diciamo che tutto sommato è stato ehm, un problema che ha vissuto un po' tutta la nazione. Quindi eh, voler trovare eh, dei difetti adesso è troppo semplice. Eh, siamo stati invasi da questa ondata. Il problema qual è però? Che se noi andiamo a fare dei doppioni, se noi andiamo a mettere sale operatorie, se noi andiamo a mettere posti di rianimazione, eh, noi ci auguriamo che finita l'ondata eh, del Covid non servano tutti questi posti di rianimazione, non servono tutte queste sale operatorie. Però anche attenzione, perché... scusami, ehm, volevo soltanto precisare che eh, ci sarà anche la possibilità di avere la camera iperbarica, quindi se c'è una camera iperbarica i posti dell'ambiente insieme. Insomma, insomma e infatti, io la necessari. volevo arrivare, ma non ho detto che non servono. Io volevo arrivare e capire un attimo anche dall'onorevole, perché è la cosa più importante, è appunto, qual è il futuro dell'ospedale di Agropoli. Cioè, su Agropoli cosa vogliamo fare? Noi dobbiamo fare delle cose diverse che sono a vallo oppure vogliamo fare le stesse cose che sono a vallo? Sì, la camera iperbarica, di fatti, ci voleva arrivare e quindi là possono servire. Ma guarda, per la barica, camica, eh, camera iperbarica ti posso dire che non servono tutti quei posti di animazione. Adesso quei posti di animazione servono per il Covid, e per fortuna che ce li abbiamo e dobbiamo dire. In questo caso, grazie a chi li ha allestiti, a chi, perché è stato difficile come è stato difficile in tutta Italia, però da operatore sanitario, eh, visto che lavoro, eh, anche se ormai non più tutti i giorni, però eh, un po' di esperienza da questo punto di vista ce l'ho, io sono abituato a guardare il territorio, quello che mi offre, sia per quanto riguarda... Eh, la sanità in questo momento, quindi la richiesta, cioè eh, la sanità cosa richiede? Posti di chirurgia, posti di medicina, posti... Ecco, io sono abituato a guardare questo, molte volte purtroppo tutto questo non è stato fatto, eh, è stato guardato probabilmente più a chi bisognava dare il posto, diciamoci quello che è, io sono fatto così, quindi mi dispiace, ma le cose eh, le dico. Io eh, voglio prendere per buono quello che ha detto l'onorevole, eh, però vorrei eh, che da parte dell'onorevole venisse eh, fatto un discorso che... Io eh, non ritengo nemmeno colpevole la regione in questo caso, ma più che altro ehm, diciamo la, ehm, la direzione, ma ehm, oltre che eh, la direzione, io a volte ho puntato il dito anche contro i sindaci, eh, noi qua abbiamo anche eh, un illustre esponente del territorio, perché i, gli amministratori eh, locali dovrebbero un attimino eh, confrontarsi di più con la regione e capire effettivamente in un territorio Cosa serve? Eh, faccio un esempio: se io ho una richiesta di posti eh, di medicina perché la gente invecchia, che ben venga che invecchia, ma io faccio posti di medicina, non vado a fare posti di chirurgia quando poi li tengo vuoti. E volevo solo giusto un'altra cosa, eh, eh, sul fatto dei concorsi eh, dei medici. Il problema qual è? E noi sui medici abbiamo un problema, un problema di fondo, che non abbiamo le risorse eh, sul territorio, questa non, cioè, non è una cosa che risolvo io, non è una cosa che risolve la, eh, la direzione, non risolve nemmeno la, 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 la politica, purtroppo. quindi dobbiamo diventare un attimino un po' appetibile anche per chi viene da fuori, appetibili di modo che venga a lavorare, si trovi bene, continua a lavorare e porti anche le loro famiglie qua, perché la maggior parte delle risorse mediche vengono da fuori, questa è la verità. Grazie. Grazie, l'onorevole ti risponde subito, però prima voglio far intervenire il sindaco di Teggiano che siede insieme al sindaco di Agropoli, al sindaco di Sarno e insomma... Uh, altri due componenti al tavolo con uh, il direttore generale Mario Iervolino. Allora uh, che cosa gli dite durante questi incontri sindaco? Fate il vostro dovere come denunciava un poco uh, Angelo Rambaldi che forse non siete abbastanza efficaci? Ma a dire la verità um, noi perlomeno uh, la convenzione dei sindaci si è insediata da poco quindi Oltre che abbiamo fatto l'elezione del Presidente della Commissione dei Sindaci da due o tre mesi. L'abbiamo fatta in un momento brutto cruciale con questa pandemia che ha rallentato anche i rapporti umani. Però voglio fare una precisazione subito e eh, sgombrare un campo che eh, penso che... Allora noi dobbiamo fare un'analisi attenta. Io lavoro in rianimazione. Quindi conosco bene che cosa è successo in questo periodo, in questi due anni e come la Regione Campania ha dovuto organizzare la sanità, dove non c'era sanità a 360 gradi in tutto il territorio. E bisogna dare atto al Presidente De Luca, che ha fatto salti mortali. E qua convengo anche con Franco Picarone quando dice che noi usciamo da un commissariamento. Penso che. Quel commissariamento, è oltre che non ci ha dato la possibilità di fare i concorsi per integrare il personale che è andato in pensione, ma quando a quello si è giunta la quota 100, che ancora di più ha impoverito. In tutta questa organizzazione, è vero che il sud da Salerno ne risente ancora di più, però non ci dimentichiamo le cosiddette 20 euro di città che pagavamo e oggi non c'è più questo certo miracoli non ne possiamo fare però se incominciamo a ragionare e fare rete tutti quanti noi forse arriviamo agli obiettivi eh, il direttore generale sta lavorando sui concorsi la legge è anche nazionale che quando c'è un concorso in essere bisogna chiudere una graduatoria o no franco su altri Pressi ospedalieri. Il problema è questo: che il numero chiuso dei medici, i ragazzi che hanno voglia di diventare medici, non hanno la possibilità di arrivare ai loro obiettivi, perché questo numero chiuso ha impoverito anche la partecipazione a chi vuole fare il medico di professione. Tutto questo l'abbiamo pagato. Fermo restante, con tutti gli sforzi che la Regione Campania sta facendo, anche il direttore generale Mario Ruvenino, perché vi posso garantire che è una persona sensibile e competente. Gli altri hanno fatto danni prima di lui, ma ne hanno fatto parecchi. Basta andare a leggere un pochino nei, in quei bilanci e vi rendete conto che cosa c'è. Basti pensare agli eh, accreditamenti che venivano pagati un anno sì e un anno no, i ritardi che c'erano. E tutto questo ha portato a un impoverimento di quello che è, che poi c'è stata la ripercussione su quello che è l'assistenza. Oggi la regione Gambani è partita, è partita, ma dobbiamo anche avere la pazienza su quello che è l'atto aziendale. È vero che i servizi li dobbiamo avvicinare, è vero che dobbiamo creare, bisogna garantire tutti. Ma è pur vero che se non c'è la materia prima dei medici, perché noi lo stiamo vivendo, facciamo i concorsi e la gente oltre non c'era, andare giù non va. Perché non c'è professione, non c'è quella parte di professionisti che sono del territorio. Questo oggi non lo paghiamo a caro prezzo. Ora... Che cosa bisogna fare? Bisogna, attraverso l'atto aziendale, bisogna caratterizzare, nessun plesso ospedale deve essere chiuso, anzi, bisogna rappresentarlo. Ma bisogna stare attenti nell'organizzazione che noi andiamo a fare, di non creare il doppione, creare quella, eh, quella disciplina di eh, assistenza che ogni territorio si deve caratterizzare. Creare la rete. Perché non basta soltanto la rete ospedaliera, ma serve anche la rete del territorio. Le due cose viaggiano insieme e quello stanno facendo. No, 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 volevo far rispondere, infatti l'onorevole... Vabbè, io eh, risponderò altre dieci volte alle, alle, e dieci volte vengono dette sempre le stesse cose, allora ci sta un problema, o sono io che non riesco a spiegarmi oppure... Eh, C'è cioè, qualcuno che, 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 non, non, che non intende diciamo, seguire, i, dai, non accendere polemiche no, no, e dovrei ripetere un'altra volta le stesse cose. però quello che voglio dire: io adesso faccio una cosa: ti do quest'atto del 7-10-2021, che è una dichiarazione ufficiale. Ne fai copia e la dai ai colleghi sindacalisti che stanno qua, e eh, eh, così, se, la così magari se la leggono e vedono sei Diciamo, è materiale su cui si può fare un lavoro di potenziamento dell'ospedale? Secondo me sì. E spiego, e spie, e spiego perché. Spiego perché. No, vabbè, io non voglio fare polemiche con voi perché non ho, non ho nessuna intenzione. Perché, però vorrei parlare delle questioni che riguardano i cittadini. No, infatti dobbiamo essere propositivi. Ecco, allora l'ospedale di Agropoli, e questi sono atti, era stato chiuso nel 2013 in attuazione del DCA 49-2013. però ti prego, Franco, Aspetta, non andiamo indietro, dai, le no, sappiamo tutte queste cose. No, 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 no non cose. voglio tornare indietro. Il presidio ospedaliero poi è stato nel 2016 dal governo regionale questo con DCA 33 è stato riaperto. Che cosa è stato fatto? E che cosa è stato definito con questo DCA? Lo abbiamo già detto in televisione: è 20 Franco. posti letti di medicina generale, con relativo organico di medici e infermieri, servizi di supporto, quale radiologia e laboratorio di analisi. E attività di pronto soccorso che assicura l'accesso ai pazienti di emergenza, urgenza, osservazione, stabilizzazione, cura e trasferimento. E inserimento nel DEA di primo livello di Vallo. Dopodiché è intervenuto il COVID, il COVID è nel frattempo erano stati anche disposti i lavori, i lavori sono stati ultimati, poi sono stati potenziati con i lavori Covid, nel frattempo sono state fatte le sale operatorie, nel frattempo sono stati allestiti i posti di terapia intensiva e subintensiva. C'è cioè quest'atto che io ti ho dato, nel quale viene detto che di questi posti di terapia intensiva e subintensiva non sono meteore che scompaiono con il covid ma saranno destinati stabilmente all'ospedale di Agropoli. Ma questo poi, che facciamo? Facciamo i posti di terapia intensiva ma facciamo il resto. Intanto poi i, i servizi sono stati potenziati attraverso, la de, destinando a, a, ad Agropoli la Camera Iperbarica. Non solo, ma c'è materia per poter allestire una serie di attività che consentono all'ospedale di potenziarsi nella fase post-Covid, proprio perché questi posti di terapia intensiva e subintensiva diventano strutturali. E' proprio perché con il funzionamento delle sale operatorie bisogna allestire ulteriori funzioni. Che cosa ha fatto la Regione Campania nel frattempo? Ha reso possibili le assunzioni, che prima non erano proprio possibili. Perché? Perché la sanità era commissariata. Questo fatto, se uno non lo vuole vedere, non lo vede. Perché oggi se noi volessimo parlare, messo che stavamo in epoca Caldoro, per capirci, no, per non fare nome e cognome nell'epoca precedente e volevamo dire servono i medici, ma dove li andiamo a prendere? Potevamo fare assunzioni? La domanda è semplice. È chiaro. No, perché? Perché la sanità era commissariata. Chi l'ha fatto uscire dal commissariamento? Un lavoro enorme che ha fatto in primis il Presidente De Luca. Allora su questo dobbiamo fare chiarezza. Poi se i cittadini sono scontenti. Perché non, non siamo ancora al regime, ma io prima ho fatto una premessa. Quando... Sono scontenti sull'emergenza urgente. Ecco, più io prima altro, ho fatto. Eh. fatto... Non prendiamo il noi... tempo perché, sì, perché volevo. Noi abbiamo portato. Nel Stiamo crescendo come Sanità Campana, però prima ho fatto una premessa: in Italia nel 2020 sono morte 140.000 persone in più, di cui il 30 per patologia derivante dal fatto che il Covid ha impegnato le strutture sul Covid. Questo no, significa sì. che tutta la sanità campana eh, nazionale ha avuto problemi. Ed è mor sono morte persone, non per Covid, ma per patologie cardiache, eh, diciamo di ictus, oncologiche, perché non sono Non hanno non ottenuto la necessaria perché assistenza. Perché le, le risorse erano poche in tutta Italia ed erano impegnate sul Covid. Oh. Quando parliamo di risorse poche diciamo ancora che la campagna, come rapporto tra personale sanitario e popolazione, deve ancora... Assumere almeno 15.000 persone per poter stare alla pari con le altre regioni perché, nel frattempo, è stata depauperata di tutte quante le risorse, causa commissariamento. Chiarissimo. E adesso vogliamo entrare nel merito di quello che è appunto eh, successo nella città di Agropoli. Ovviamente, faccio una parentesi: di questo eh, non è che ne ha colpa la regione Campania o. Uh, il direttore generale dell'ASL di Salerno, perché ovviamente uh, chi dirige la struttura di uh, Vallo Agropoli è il direttore sanitario. Probabilmente neanche il direttore sanitario ne ha conoscenza, ma speriamo che attraverso questo video possiamo dargli eh, la possibilità anche di conoscere quello che avviene al pronto soccorso che è stato inaugurato insomma nella città di Agropoli ma che poi abbiamo scoperto nella prima puntata detta dell'assessore Rosa Lampasona e anche del sindaco di Capaccio Pestumo Franco Alfieri sia un punto di primo soccorso. Qualche sera fa una cittadina di Agropoli si è recata eh, presso l'ospedale civile ed è successo questo che vi mostriamo. Vergogna e indignazione da parte di una cittadina di Agropoli, Maria Barone, che questa mattina su Facebook ha denunciato quanto le è accaduto. Alle ore 23 del 10 novembre arrivo presso il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli con la piccola Emma di tre anni, in fase di disidratazione e poco cosciente, spiega la giovane mamma. Tre medici di servizio, visibilmente infastiditi dalle mie richieste di prestare soccorso alla bambina, mi dicono di andare via perché non c'è un reparto pediatrico e non possono fare niente. Intanto, la piccola Emma continua a vomitare anche sull'uscio della porta dell'ospedale. Da qui la corsa in auto sulla statale fino a Battipaglia, la lucidità di rianimare la bambina, di tenerla sveglia e di evitare un collasso è la storia che Maria, cittadina di Agropoli, ha voluto raccontare come mamma, ma soprattutto come cittadina, per mettere in evidenza che al tanto decantato pronto soccorso dell'ospedale civile di Agropoli non si è probabilmente in grado o non ci sarebbe la volontà neanche di visitare una bambina che. A ha necessità di essere assistita per un banale virus intestinale. Vorrei fare però una premessa. Eh, Questo intervento eh, non vuole essere una critica ai numerosi medici attivi sul nostro territorio. Eh, la sera del, del 10 novembre mh, io non cercavo un pronto soccorso pediatrico, ma eh, semplicemente cercavo la guardia medica. O, comunque, una prima assistenza eh, per poter anche capire eh, l'entità eh, del problema, la gravità eventualmente. Tutto ciò eh, non è stato possibile all'ops out di Agropoli perché mi è stato detto di eh, andare via, di recarmi eh, autonomamente o a Vallo o a Battipaglia, che lì non avrei trovato nessun tipo di assistenza. Anzi, si sono anche meravigliati del fatto che io mi ero recata all'Ops Out eh, con un tono arrogante, con un tono, mh, insomma, piuttosto eh, scocciato dalle mie richieste. Eh, io eh, ho portato mia figlia, eh, in effetti, per un banale virus gastrointestinale. Che eh, però eh, nelle prime ore eh, si era manifestato in una forma particolarmente violenta perché eh, la bambina aveva avuto eh, questo vomito ininterrotto, tremore, ehm, insomma eh, momenti di, di perdita anche di, di coscienza, perché poi era sfinita eh, proprio da, da ore e ore di, eh, di malessere. E, e quindi cercavo un, una prima assistenza, anche solo un'iniezione per poter eh, fermare eh, que, questo vomito. Ho poi dovuto fare una corsa a Battipaglia ehm, dove finalmente ehm, diciamo sono, sono arrivate le cure dovute, e sono stati semplicemente controllati i parametri vitali. Um, è stata fatta un'iniezione appunto per, uh, per fermare il vomito, la bambina è stata tenuta uh, in osservazione per qualche ora, dopodiché è stata reidratata semplicemente con una bustina di sali minerali. Non penso che uh, tutto ciò non era possibile ad Agropoli, non penso che era necessario fare circa 30 km di notte su una statale che è particolarmente pericolosa. Uh, se così è, allora stiamo messi male, stiamo messi molto male. Non c'è stata né la volontà e né la possibilità, da come dicevano i medici, di uh, soccorrere mia figlia. Maria, possiamo uh, spiegare che cosa ti hanno detto di preciso i medici quando ti sei recata al PSAUT? Mi hanno già vista entrare con la bambina in braccio e meravigliati appunto mi hanno, mi hanno detto cosa vuole, cosa cerca, qual è il problema e io ho spiegato che la bambina era eh, visibilmente insomma... Ehm, Presa da, da un malessere determinato da un virus gastrointestinale, um, e mi hanno detto: No, qui non, po non possiamo fare niente, non è possibile né fare una radiografia, né tantomeno è possibile visitare una bambina. Lei non sa che qui non c'è un reparto pediatrico. Allora lì io ho detto sì, so che non c'è il reparto pediatrico, però sapevo che avevamo a disposizione sul territorio almeno la Guardia Medica. Sono le 11 di sera, non so a chi rivolgermi, eh, non so a chi telefonare, non conosco altri medici. La cosa più semplice mi è sembrata ehm, venire, venire qui al, al punto di primo soccorso. E, e sono stati irremovibili nelle loro affermazioni, quindi mi hanno invitata ad uscire e a recarmi o a Vallo o a Battipaglia. Non si sono neppure preoccupati di come dovessi raggiungere questi due eh, presidi, se fossi in possesso di un'auto, se avessi bisogno di un trasporto con autobulanza. Con nonchalance si sono eh, seduti nuovamente dietro al vetro di plexiglass. Il lato forse più doloroso di tutta questa vicenda è, è proprio la mancanza di umanità che io ho constatato, ehm, perché eh, nessuno dei tre che quella sera era presente eh, ha guardato in viso mia figlia, mia figlia continuava a vomitare, stava male e, e, e nessuno diciamo, ha, ha, ha cercato anche di interessarsi minimamente a quello che, che potesse ehm, avere. Quindi voglio dire, al di là eh, di quello che si può fare, di quello che si ha, degli strumenti eh, di cui si ha disposizione, qui manca proprio l'etica di fondo, cioè quella di prestare soccorso eh, a prescindere da tutto, eh, ricordandosi che c'è un giuramento di fondo e che un medico non dovrebbe mai dimenticare. Bene, perché ci abbiamo tenuto insomma, a uh, far vedere, a mostrare questa testimonianza? Uh, perché Maria insomma, ha uh, subito uh, questa uh, grave carenza da parte del uh, SAUT, Pronto Soccorso, insomma chiamiamolo come vogliamo, però questo per far capire la situazione attuale che c'è nell'ospedale civile di Agropoli, quando una persona si reca lì e cerca assistenza. Eh, ovviamente ripeto, ribadisco, questo potrebbe essere appunto lo spunto che il nostro onorevole insomma, Franco Picarone possa poi effettivamente da qui interessare chi di competenza per far attenzionare ecco, questa situazione e capire il perché accade questo. Intanto io penso che voi su questa questione stiate facendo servizio pubblico, perché quando sono venuto stasera mi avete detto questa cosa, poi io immediatamente ho telefonato sia al direttore sanitario vero, che, lo dico in diretta, che al direttore generale per evidenziare che era successa questa cosa, nessuno dei due sapeva il fatto, perché non sapeva il fatto? Perché non è stata nemmeno registrata questa persona al pronto soccorso, Infatti, avrebbero sì. dovuto quantomeno affidarla a un'ambulanza medicalizzata e mandarla a Battipaglia o a, o a eh, Vallo, e secondo me questa cosa è grave. Io l'ho denunciata sia al direttore che al direttore sanitario perché qua riguarda i meccanismi di funzionamento delle persone che ci sono. Perché eh, se il compito di questa struttura è fare un punto di primo soccorso per stabilizzare le persone e quantomeno le attività diciamo più elementari vanno fatte e non sono state fatte. Quindi io dico che va. Approfondita la questione per vedere se ci sono responsabilità. Eh, questo attiene diciamo, a quelli che sono i profili che riguardano le attività delle persone. Diceva prima bene la conduttrice, si tratta anche di sono persone che hanno una vocazione, quelle che fanno i medici, che fanno un giuramento. Cioè voglio dire insomma, in questo caso eh, si tratta anche di umanizzare il rapporto con il paziente. Insomma, eh, vedo che in questo caso qualche perplessità ce l'ho, non giudico perché non conosco i fatti, però ascoltando... La mamma era quella che parlava, sì, sì, ascoltando la mamma e il vostro servizio penso che sia una cosa abbastanza grave. Questo perché giustamente noi accettiamo che effettivamente in questo momento non possiamo pretendere di più per questa struttura, visto e considerato che c'è il Covid ospita, ma come detto più volte anche dal Presidente della Regione Campania, che è venuto più volte qui ad Agropoli ad inaugurare insomma, il pronto soccorso. ecco, noi. Eh, vogliamo a gran voce la nostra assistenza, almeno quella che ci è dovuta, perché altrimenti è inutile avere anche un punto di primo soccorso. Perdonatemi però questo lo dovevo sottolineare. Ecco, oltre al potenziamento dell'ospedale Franco, partiamo da questo nuovo punto, il potenziamento dell'emergenza-urgenza, perché a volte per esempio, come è capitato anche nel caso del piccolo Tommy che è morto di Castellabate, Quel bambino è morto insomma, a seguito di un incidente stradale e a seguito di un, un arrivo in ospedale in, in netto ritardo, un'ora e mezza. Ecco, che cosa possiamo fare per migliorare la sanità anche in questo settore, cioè l'emergenza-urgenza? Anche perché ad Agropoli c'è una sola rianimativa quindi ricordiamo anche questo passaggio Tommaso ha avuto dei tempi lunghi perché la rianimativa di Agropoli era impegnata a ballo, quindi quando è stata chiamata eh, insomma, si è recata subito una medicalizzata ma ovviamente una medicalizzata sappiamo bene quello che può fare in attesa dei soccorsi eh, dell'ambulanza rianimativa è, è passato molto tempo Io non conosco il caso specifico però eh, ritengo che eh, la nostra provincia, che è una provincia enorme che ha vaste aree interne eh, ovviamente deve essere servita da una rete di emergenza di assoluta efficacia. Il problema riguarda la Costiera Amalfitana, ma riguarda anche le aree interne e Cilento. È chiaro che eh, alcuni mezzi come soccorso sono essenziali. Eh, il problema non è eh, avere l'ospedale di Agropoli, qui il problema è portare le persone nell'ospedale giusto esatto. perché eh, Voglio dire, anche un, un problema cardiaco, se vai nell'ospedale sbagliato, cioè ci rimetti la pelle. Bisogna andare all'ospedale giusto, bisogna che la rete di emergenza, anche con le diagnosi di primo soccorso, funzioni tutto in maniera perfetta. Su questo devo dire che si sta facendo un grande lavoro di potenziamento, anche per quanto riguarda la rete informatica. Sono fiducioso che sarà fatto un grande lavoro. Ripeto, noi stiamo lavorando, credo, in maniera abbastanza efficace sulle reti di emergenza, sulla medicina territoriale e sul momento ospedaliero, sia di elezione che di urgenza. E su questo si sta facendo sicuramente un grande lavoro. Eh, molti dicono che l'ospedale di Salerno è un ulteriore il grande ospedale di Salerno, questa struttura di 400 milioni, un ulteriore eh, servizio che si fa a Salerno. Invece, no. Noi abbiamo una struttura lì che deve dare servizi che non possono dare alcuni ospedali periferici, che deve essere a norma, deve avere tutto che funzioni a meraviglia e deve essere inserita, come dice lei, in una grande rete di emergenza che salvi la pelle delle persone. E poi dobbiamo avere servizi effettivi, validi, che servono nelle reti territoriali eh, periferiche. L'ospedale di Acropoli sicuramente ha un suo destino. Che la Regione Campania ha voluto rimettere in piedi nel 2016 e che riteniamo vada assolutamente potenziato. Roberto Ronca, prima l'onorevole Picarone diceva che il direttore sanitario De Vita non ne sapeva nulla di questa storia, ma qual è il grado di responsabilità dei nostri insomma, dirigenti locali nel non conoscere insomma, e avere contezza ecco, di? Di queste, di queste criticità in un certo senso vabbè il problema specifico non è che il direttore sanitario è informato su tutto anche perché se non c'è una registrazione di questo, questo caso in questo genere, è stato tenuto segreto a prescindere, è stata chiusa lì la partita per quanto riguarda eh, i medici in questo caso pensando di aver risolto comunque brillantemente il problema poi eh, è chiaro in questo caso non si può indicare il direttore sanitario come responsabile Sicuramente c'è un problema diverso di organizzazione del, del, dell'intero Presidio Vallo Agropoli, su questo si può ragionare. Perché eh, a prescindere da tutte le cose che abbiamo sentito, che io mi auguro che si avverino tutte, compresa la Camera Iperbarica, non, anche non domani mattina. Speriamo che si, si avvera tutto. Scusami un attimo, però voglio precisare, altrimenti il direttore De Vita pensa che ce l'abbia con lui. Sì. Io ho detto quali sono le, le responsabilità. È normale che mi puoi dire non ci sono no, le responsabilità sono, del sono. direttore oppure no, ci sono.

No, perdonami no, no. Gianni, anche future, cioè adesso venendo a conoscenza di questa situazione, voi, il come che si può Io De Vita non poteva sapere niente, né De Vita né sì, sì, no, ma infatti perché la mia domanda è... Perché sera. Chiedo scusa ma... Franco, perdonami onorevole, eh, io l'ho fatta in prefazione, eh, l'ho detto, ho detto né Regione Campania né Direzione Generale né Direzione Sanitaria possono avere colpa in questo senso, perché ovviamente non sono a conoscenza di quello che accade, Chiaro. però grazie a questa testimonianza insomma anche loro sapranno eh, di quello che succede nel eh, PSAUT di Agropoli, quindi bisognerà che si attivino per cercare di dare una risposta, almeno eh, per quello che possono in questo momento, alla città di Agropoli, perché è giusto che sia così, visto che abbiamo un punto di primo soccorso, altrimenti poi si è parla chiaro. di missione di soccorso. Eh? Lasciando da parte appunto questo caso specifico per così dire, certo. è chiaro che io in questo momento come dire, faccio, posso fare un'analisi della situazione attuale, di quello che è attualmente è il funzionamento del, del DEA Vallo Agropoli, come ho sempre detto più volte, che, che è un'unica struttura gestita da un unico direttore, quindi con determinate turnistiche, organizzazioni interne, con tutte le difficoltà dove appunto vengono fuori tutte queste carenze croniche eh, di medici di varia natura, quindi la turnistica non si riesce a stabilire, la corsa a, a reperire a volte anche gli infermieri, anche se ultimamente gli infermieri sono arrivati. Eh, eh, è una difficoltà eh, grossa. È chiaro che, nel, nell'ambito della difficoltà del Dea, principale di Vallo, e poi la, il completamento con Agropoli, molte volte eh, si, eh, si trascura forse qualche, qualche piccolo lato. Nel caso specifico, ripeto, io ho detto prima: se per Agropoli, su cui eh, per questo siamo presenti, domani mattina si realizzasse si realizza tutto quello che sono le progettualità. Che abbiamo sentito stasera, io mi auguro che la venga confermata anche il discorso della Camera Iperbarica che è stata annunciata precedentemente. Eh, è chiaro che eh, la, una delle prime cose che mi auguro che venga fatta se a dicembre si va a riscrivere l'atto aziendale il reinserimento nella rete dell'emergenza dell'ospedale di Agropoli così capiamo anche come si viene ricoverati all'ospedale di Agropoli che in questo momento io ho qualche perplessità, l'ho sempre avuta perché non riesco a capire come si entra effettivamente nell'ospedale di Agropoli questa è una cosa che ancora non me la spiego anche perché ho qualche dubbio anche come vengono ricoverati i pazienti covid in questo momento però questo è, probabilmente sono io che non ho colto qualche particolare da questo punto di vista e magari Franco ci promette che la prossima volta magari ci porterà anche il direttore De Vita o Iervolino, così ragioniamo con lui su questa cosa, Franco. L'ultima dichiarazione, prima di salutarti perché deve andare via, anzi ti ringraziamo già da subito per essere stato con noi così tanto tempo. L'ultima tua dichiarazione, noi rimaniamo poi subito dopo... A continuare la chiacchierata con gli ospiti. Noi dobbiamo continuare, secondo me, a lavorare come stiamo facendo, lo dobbiamo fare di concerto con i sindaci che hanno le antenne sui territori e che riescono a dare anche dei buoni consigli sulla, sulla sanità, quella giusta. Dobbiamo denunciare gli episodi di mala sanità o quelli che evidenziano problematicità perché danno indicazioni essenziali a chi poi decide, sia ai manager delle ASL che alla politica. Dobbiamo continuare a fare il lavoro che stiamo facendo, cioè la premessa che abbiamo posto uscendo dal commissariamento, lo sblocco dei fondi per l'edilizia sanitaria, cioè oltre un miliardo e mezzo di euro che è stato possibile anche questo per l'uscita dal commissariamento. Sono cose che ovviamente sono importantissime. E poi il lavoro che possiamo fare oggi, grazie ai fondi del PNRR, di potenziamento della medicina territoriale. Abbiamo tanti problemi anche di carenza di medici eh, di medicina generale sui territori. Dobbiamo organizzarli in rete anche questi per dare servizi primari alle persone e dobbiamo fare questi ospedali di comunità, riempirli di funzione e metterli in connessione con la medicina territoriale. È un lavoro, la medicina non è fatta solo di ospedali: è fatta. L'ospedale è un momento. Infatti. La Lombardia, che era sbilanciata sulla ospedalizzazione, ha avuto grandi difficoltà a gestire il Covid. E questo ci è di insegnamento a tutti per capire che bisogna lavorare su tutti i versanti. Continueremo a lavorare così. Credo che eh, i risultati arriveranno. Ovviamente, sappiamo anche che in Italia è il motivo per cui poi il Governatore si è inventato il concorsone, per esempio, nella pubblica amministrazione. In Italia per fare un concorso a volte nella pubblica amministrazione ci vogliono cinque anni, bisogna assolutamente semplificare, spurocratizzare le procedure, soprattutto nella sanità dove occorrono servizi veloci e c'è cioè carenza di personale sanitario e di medici, bisogna assolutamente accelerare. Quindi su questo il Paese non può più tergiversare. Oggi abbiamo un momento, come dire, di... di di passaggio, che è una grande occasione, quella dei fondi del Recovery Plan. Se noi non lo cogliamo questo momento, anche nella sanità, non tornerà più. Quindi dobbiamo essere capaci di poterlo fare. Abbiamo mezzi, uomini, strutture e soprattutto un governatore attento alle ragioni della sanità in Campania e a quella della nostra provincia. Lo hai appena nominato, e allora vediamo la scheda del Governatore Vincenzo De Luca, eh, l'intervento che ha fatto oggi. Ringraziamo Franco Picarone per essere stato con noi e che ci, ci ha promesso di tornare di nuovo in trasmissione, Pre prossimamente. Grazie onorevole. Avremo nuovi ospedali a Solofra, a Salerno, al Ruggi, un po' dappertutto. Cercheremo di fare di quello che è stato un nostro ritardo un nostro vantaggio, cioè cercheremo di realizzare strutture ospedaliere all'avanguardia dal punto di vista strutturale, dal punto di vista delle tecnologie, dal punto di vista del risparmio energetico. Ma abbiamo soprattutto un'altra sfida, che è quella della medicina territoriale rispetto alla quale dobbiamo recuperare decenni di ritardi. Dobbiamo realizzare in Campania 140 case di comunità entro il prossimo anno. È un investimento gigantesco. Case di comunità deve significare risolvere definitivamente il problema della medicina territoriale. E qui tanti di voi saranno chiamati a darci una mano, perché lì dobbiamo utilizzare le strutture di prossimità. Per fare screening oncologici ancora di più perché abbiamo avuto un ritardo in questi due anni, per fare prevenzione, per curare le, cro le eh, cronicità, per impedire che tutto si riversi sui pronto soccorsi, è un'occasione unica che non dobbiamo perdere, ma è anche una straordinaria occasione di lavoro per migliaia di giovani medici che potranno davvero prendere in mano il destino della nostra sanità. Il livello di specialistica ambulatoriale pubblica è bassissimo e non è tollerabile. Non è tollerabile. Case di comunità deve significare anche questo, avere la possibilità di offrire ai nostri concittadini prestazioni di specialistica ambulatoriale radiografie, tutto quello che sapete in tempi rapidi abbattendo i tetti di spesa ci stiamo lavorando con il massimo di determinazione possibile un'ultima osservazione e finisco, tenete sempre conto lo dico perché ogni tanto c'è qualche scienziato che si inventa qualche richiesta diciamo corporativa di fare l'ospedale sotto casa l'ospedale sotto casa non si può fare più perché se no rimbocchiamo la strada dei nove miliardi di euro di debiti sanitari. Siamo usciti al commissariamento a dicembre 2019 ma siamo sottoposti a un piano di rientro triennale controllato dal ministero dell'Economia e della Salute. Qui non è che possiamo darci alla pazza gioia. Noi siamo usciti anche perché abbiamo presentato un piano di rientro credibile. Che sia chiaro, finché ci sto io qui ci starò a lungo. Non si faranno debiti mai, porcherie clientelari, non se ne fanno più, per quello che mi riguarda, se vogliamo avere credibilità e dignità anche nella interlocuzione. E questo ci serve anche per bloccare la mobilità passiva non solo dei nostri pazienti, ma anche di tanti giovani medici che si sono laureati si sono specializzati e poi se ne sono andati a lavorare. Questo non dovrà succedere più. Ed era il governatore Vincenzo De Luca proprio oggi in conferenza stampa. Allora, sindaco di Candia, vi aspettano tante attività, insomma soprattutto quella della eh, medicina territoriale e l'ospedale di comunità, insomma sembra che dai territori debba partire principalmente. Eh, il soccorso principalmente insomma delle fasi critiche o sbaglio. Mi sembra di aver capito questo. Ma a dire la verità io ho già fatto la precisazione prima, dicendo che gli ospedali diventano forti quando c'è un territorio che risponde. Per poter abbattere i costi di una un degenza in ospedale deve funzionare il territorio. Purtroppo i territori in questo momento c'è una laguna che è così ampia che eh, purtroppo ci deve far riflettere. Per quanto riguarda i medici di base non sono in rete. O meglio, c'è una carenza di medicina di base che fa paura. E forse l'ospedale di comunità aiuta, aiuta a creare un modello nuovo di assistenza ma oltre a questo abbiamo parlato prima dell'emergenza che appartiene al territorio va riorganizzata perché l'emergenza è un fatto importante sul territorio come pure la prevenzione che sui territori non c'è i screening non ci sono allora tutto questo va un attimino fatto una riflessione voce alte e diciamo come vogliamo partire. La specialistica, che tanto il governatore adesso nella sua uh, dichiarazione ha fatto un passaggio, la specialistica aiuta l'ospedale. Noi faccio l'esempio di Polla, Polla ha un reparto di neurologia con due neurologi, uno che Appartiene alla specialistica e l'altra è quasi al pensionamento, con 14 posti eletti. Forse con il territorio, con la specialistica del territorio, potremmo ragionare su quella specialistica. Se vai nell'atto aziendale precedente, trovi l'unità stroke unit che doveva essere fatta presso l'ospedale Polla, che non è mai partita, ma perché mancano i medici. E qua Franco Piccarone aveva ragione perché più volte, prima che Franco Piccarone andasse in pensione, ha più volte avviato avvisi pubblici e altro, ma non c'è partecipazione. Tant'è che adesso hanno messo anche il vincolo sul specializzante, perché noi con il specializzante al terzo anno, al quarto anno potevamo portarlo nei reparti dedicati con la specialistica e poi fargli l'assunzione a tempi indeterminati. Magari creando eh, quell'occasione ai studenti, allo specialista del territorio che aveva la possibilità di rimanere sul suo territorio. Tutto questo è certo, la sanità va pensata e va riorganizzata. Ma questo non significa nella riorganizzazione che noi andiamo a chiudere gli ospedali. Bisogna dare dignità a tutti i territori, assistenza a tutti i territori. Però abbiamo un problema serio, è quello del personale. Sia medico che paramedico, che ausiliario, il problema c'è. E forse se può aiutare l'ospedale se il territorio è organizzato bene. Io vorrei yeah. fare una domanda invece certo. al Sindaco di Candia, siccome sì. è un medico rianimatore, giusto? No, io sono un infermiere e lavoro presso la rianimazione di Polla. Bene. Volevo avere il suo parere su quello che è accaduto ecco, ad Agropoli per quanto riguarda eh, questa ragazza che si è recata eh, al punto di primo soccorso nella nostra città e non mm. ha ricevuto l'assistenza sanitaria. Allora io la dico con estrema sincerità. Innanzitutto è arrivata una ragazza che ha un problema al pronto soccorso. Penso che il medico che era presente doveva prendere, innanzitutto fare una valutazione clinica in quel momento e dare la possibilità, se il caso era così disperato, doveva essere accompagnata, trasferita da loro stesso. Questo Ma questo a partire, io non, non conosco i fatti. No, infatti sono dico stati questo, raccontati dalla mamma, e attenzione, ecco, attraverso ma di fatto, la testimonianza da quella dichiarazione della mamma che abbiamo detto noi gli ha, ha descritto proprio lei. Eh, dico questo perché se arriva un malato critico l'operatore il medico il dirigente che c'è in quel momento deve prendere atto e caricarsi il problema e risolvere il problema. Se da noi a Polla arriva un politrauma che deve essere trasferito perché non ha la specialistica in loco per poterlo assisterlo. Allora noi dell'animazione ce lo carichiamo, troviamo il posto e te lo trasferiamo a noi. Lo stabilizzate perché, ovviamente. Certo, poi lo la trasferite. prima cosa va stabilizzata, certo. Va, va in questo capito. caso si parla di una, eh, di una banale, insomma, no, banale eh, influenza gastrointestinale quindi non è che andava poi alla fine insomma, trasferita bisognava insomma quello che poi ha detto la mamma è stato fatto a battipaglia all'ospedale guardare madre, i parametri vitali e poi eventualmente bloccare se, il vomito se è vero quello che dice la madre dice qua non c'è la pediatria ma questo non significa nulla perché no, la clinica, non è qualsiasi metodo, indipendentemente nel... dalla specialistica Beh, di quel momento, infatti. la clinica è importante capire qual è il problema del momento, va affrontato e, e va garantito. Anche perché Bene. ricordiamo che i genitori quando si recano in un pronto soccorso, in un psout, insomma, in qualsiasi punto di riferimento che possa uh, dare assistenza sanitaria, sono già uh, belli che provati perché hanno i propri bambini insomma, che stanno male. Quindi immaginiamo lo stato d'animo di questa mamma che, insomma, è dovuta andare via da questo presidio ospedaliero e correre sulla sua macchina su una statale alle 23 di notte. Eh, in questo caso insomma diciamo che le è andata bene perché effettivamente poteva capitare insomma, qualsiasi cosa, va bene io Chiara, la ringrazio ma questo appartiene alla sensibilità dell'operatore in quel momento capire ci auguriamo Qualcun... che, non, ne, che con no. la testimonianza insomma, di Maria ecco, si possa far luce su questa cosa e che presso il PSAUT di Agropoli come ho detto anche all'onorevole Franco Picarone che si è interessato immediatamente questo lo dico pubblicamente perché sono stata Presente durante la telefonata perché io ho espresso subito la problematica e lui non ha eh, esitato a chiamare i direttori per avvisarli di quanto accaduto. Quindi mi auguro okay. insomma posso, che si possa migliorare dire... sempre di più nel nostro presidio, almeno per le prestazioni che, che ci sono dovute. Posso dire una cosa eh, l'ho detto prima che tutti i territori devono avere la dignità dell'assistenza. Però penso che sia la Direzione Generale che la Regione Campania ha investito sull'ospedale di Acropoli. E l'investimento non si fa a caso. L'unica cosa che sono d'accordo con quanto detto da lui prima è che i doppioni purtroppo bisogna stare attenti a non crearli. Però... Ma creare una rete di servizi dove si garantisce e creare la specialistica vera e propria, perché noi purtroppo abbiamo... L'ASL di Salerno è l'ASL più grande di territorio. Certo, scusami yeah. sindaco, però diceva naturalmente Angelo che forse voi amministratori locali non fate eh, più di tanto per eh, insistere ecco, sull'ASL, non partecipate magari, non lo so, eh, ti torna questa dichiarazione? Bisognerebbe guarda, fare di più? No, guarda, non è proprio così. È proprio così. Molte volte le riunioni si fanno e si chiedono gli incontri con il direttore generale per capire, per affrontare le problematiche, però molto, molto, molte delle volte ti manca la materia prima, è quella di dare e garantire il servizio che magari ti manca l'uomo, il medico, l'operatore in quel momento e che purtroppo c'è un problema. Però che i sindaci non sono presenti è peccato di Dio dire così che non sono presenti, perché qualsiasi sindaco pensa che ci metta la faccia e si mette in discussione per essere eletto e quindi e questo ti porta a garantire i territori perché hai fatto un patto con il tuo elettorato di rappresentare. Bene, facciamo rispondere Angelo e vorrei anche un suo parere su quello che ha detto De Luca proprio oggi per quanto riguarda gli ospedali di comunità, la medicina territoriale, insomma storielle che ascoltiamo da tempo però insomma, non vediamo poi eh, trasformarsi in realtà. Sì, allora, eh, diciamo che non si fa di tutta l'erba un fascio, però eh, sindaco permettimi, qualche amministratore locale è completamente assente. Però, come abbiamo detto prima, il singolo caso non si può discutere. Ma io vi dico che qualcuno è completamente assente, purtroppo. O almeno eh, non è connesso con la realtà eh, della, della, della situazione, con la realtà attuale del posto dove lui amministra. Ma a prescindere eh, da questo, io eh, ricollegandomi alla domanda che mi hai fatto tu, volevo fare un plauso in questo caso al sindaco di Candia perché è qua presente lui con tutto il resto della commissione perché finalmente, dopo forse dieci anni, si ricomincia a parlare di territorio. Allora, il sindaco di Candia è un operatore sanitario, eh, al di là del ruolo poi siamo colleghi, quindi è chiaro che si vede già che è una persona competente perché molte volte purtroppo... Eh, si ritrova eh, con delle persone ma non competenti perché non, perché non sono giustamente eh, del mestiere non fanno quel mestiere e non vivono la realtà della situazione, la realtà della situazione è proprio quella che ha detto il sindaco prima, se noi non partiamo dal territorio eh, il problema non lo risolveremo mai, si parte dal territorio, ecco quello che dicevi tu, gli ospedali di comunità, il territorio, ma soprattutto il territorio noi mi ricordo che una volta anche a livello nazionale come organizzazione sindacale avevamo fatto, eh, avevamo fatto una raccolta di firma per avere l'infermiere di famiglia per dire, no? Ecco, questa è un'altra cosa che io lancio perché noi abbiamo i medici di famiglia di base, ma ad esempio, non abbiamo oltre i medici altre figure, quelle che noi avevamo chiesto già con delle firme di avere un infermiere di famiglia, perché l'infermiere di famiglia è il sindaco, sicuramente lo lo saprà eh, come o ancora meglio di me, eh, toglie eh, giustamente eh, ricoveri in ospedale perché perché noi molte volte ci ritroviamo eh, con delle persone in ospedale che debbono fare delle terapie e non possono farle a domicilio. Quindi se noi riusciamo a lavorare su un buon territorio, quindi eh, la medicina territoriale, eh, noi è chiaro che avremo sempre meno bisogno dell'ospedale, ma con questo non vogliamo, come ha detto il sindaco, chiudere gli ospedali, no assolutamente, ma negli ospedali vogliamo fare quello che bisogna fare. Noi molte volte eh, ci ritroviamo, io sono un infermiere che lavora in medicina, noi ci ritroviamo con dei pazienti che stagionano da noi un po' perché non hanno, eh, su, 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 il territorio non funziona e quindi non hanno come fare la terapia sul territorio un po' perché eh, mh, ci sono dei, dei, dei problemi anche sociali Ecco, noi ci ritroviamo gli ospedali eh, pieni di questa gente e poi magari non abbiamo il posto per chi in quel momento effettivamente ha necessità dell'ospedale ecco. su questo bisogna lavorare bisogna lavorare molto però eh, permettimi giusto un'altra cosa ehm, e poi chiudo. Ehm, prima l'onorevole Picarone ehm, si, si è un attimino presa come se la prendono un po' tutti quando noi rivanghiamo un po' il passato. Ecco, noi non rivanghiamo il passato, noi vogliamo che il passato non ritorni semplicemente questo Quindi eh, io capisco che giustamente dice: ma io ho, ho, ho preso in mano adesso la situazione eh, l'altro sì pure io e da un anno o due poi è arrivato il covid, noi sappiamo tutto quello che sta succedendo però eh, noi quello che eh, vogliamo a volte magari possiamo essere pure un po' eh, non, non offensivi ma eh, lanciamo la, 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 la classica frecciatina ma è semplicemente perché vogliamo che non Esigente. il passato <susurra> <susurra> Beh, non, non, non ritorni il passato cioè, se noi parliamo con un cittadino di Agropoli, è normale che lui è stanco della realtà che ha vissuto dell'ospedale di Agropoli. E poi permettetemi un'altra cosa, ospedale, un ospedale che si rispetti, ma anche un ospedale che non si rispetti, non si può sentire che ha un pronto soccorso in cui possono ricoverare fino al codice verde, chiedo scusa, magari il giallo. Cioè, che vuol dire? Si distinguono in colori, bianco... Verde, giallo e rosso, per la gravità. Se noi possiamo ricoverare fino al codice verde, non è un pronto soccorso. È quindi inutile, è inutile. Io non voglio commentare quello che è successo perché sono singoli episodi e singoli casi, però io vi dico che molte volte mi ritrovo, ehm, ricevo delle chiamate da ehm, chi lavora proprio nel pronto soccorso di Agropoli, soprattutto i colleghi infermieri, che a volte si ritrovano dei pazienti che non riescono a gestire perché li, eh, li triaggiano, li fanno entrare nel reparto, però magari poi viene fuori qualcosa di più grave di quello che loro potessero sospettare e quindi loro si trovano in difficoltà. Ecco perché non hanno le attrezzature perché non, non hanno la possibilità di, di, di trattarli quindi noi ci auguriamo per Agropoli un pronto soccorso che funzioni ma che funzioni con tutti i codici e non eh, solo codice bianco e codice verde perché altrimenti è un accesso non limitato ma molto di più e, e quasi eh, voler dire il pronto soccorso non c'è. Non è un ambulatorio, ma un primo soccorso, diciamo un saut, un south, no, non ma È più stato una... definito tale, infatti e di fatti, eh, cioè, di fatti, abbiamo più... almeno però... ottenuto questo dopo anni, visto, eh, sì, visto sì, i tanti ottenuto, tagli di inaugurazione ottenuto, per ottenuto, il pronto sì, soccorso. Sì, sì, soccorso. Fatto, abbiamo e abbiamo intanto... ottenuto una, un declassamento da pronto soccorso eh, a pesout, ma il problema è che la gente... E sa che ad, ospedale, che ad Agropoli c'è un ospedale e quindi si reca in ospedale. Il problema non sono le ambulanze del 118 perché le ambulanze del 118 sanno già, do, magari, per lo più dove portare i pazienti. Il problema è chi, chi arriva eh, con un mezzo proprio che si reca all'ospedale di Agropoli pensando che ad Agropoli c'è un ospedale. Quindi su questo bisogna fare un attimino un po' di chiarezza. E infatti ecco perché ci, ci tenevamo insomma, a far vedere anche alla presenza dell'onorevole Picarone, che già comunque era informato dei fatti, la testimonianza di Maria perché la cittadina giustamente. Se sta alle parole anche del nostro sindaco Adamo Coppola che, nella prima serata, disse: Io sono contento invece che cioè, io dissi: Chiudiamolo a questo punto, sto pronto soccorso, almeno facciamolo diventare tutto covid, così almeno i pazienti non devono andare a Vallo e poi tornare a Agropoli per essere ricoverati nel covid hospital. A questo punto, rendiamolo covid e buonanotte. Intanto lui disse: No, io invece sono contento che c'è il pronto soccorso, il punto di primo soccorso perché almeno una risposta se uno ha il mal di pancia eh, può essere trattata meno male, infatti abbiamo visto che eh, vengono trattati, va bene. Eh, per quanto riguarda Posso Sì, prego. vorrei un attimino fare un chiarimento al riguardo mh, di quello che è stato detto Pocanzi. Allora, per quanto riguarda l'assistenza dell'infermiere che va a affiancare il medico di base, guarda, quando parlo di territori che deve essere riorganizzato, mi riferisco anche a questo. L'ASLE paga l'assistenza integrale domiciliare, Fior di Quattrini all'anno, si chiama ADI, soltanto che non viene utilizzata come deve essere utilizzata. E questo significa l'assistenza integrale domiciliare che si dà la possibilità a un familiare di stare a casa propria, magari può recuperare stando in un ambiente suo familiare. Ecco perché dico che il territorio deve essere organizzato e fatto in un, un certo modo. Poi, per quanto riguarda noi eh, ad Agropoli, io sono dell'avviso che gli ospedali non vanno chiusi, vanno potenziati, vanno messe nelle condizioni di dargli un'organizzazione eh, un che, eh, che può utilizzare tutta l'ASERE. Deve essere un attimino data la facoltà a tutti i territori che devono assistere. Però sentirmi dire che fino al codice verde io accetto l'ammalato, beh, questo non è così. Perché se ti arriva il codice rosso hai l'obbligo professionale, eh, morale, di prendere l'ammalato, metterlo in ambulanza dedicata, trovargli il posto e trasferirlo. Non è possibile avere, scusate, PSAUT o SAUT, quando viene chiamato per l'emergenza arriva il cosiddetto 118, vede la gravità del paziente e lo accompagna. Come pure se in quel momento capisce che è l'infarto, non si ferma più in pronto soccorso, ma va direttamente dove c'è l'emodinamica. Allora il problema è questo, che i direttori sanitari devono incominciare a organizzare i servizi territoriali e ospedalire il fatto in un certo modo. Ecco. La clinica, è chiudo, la clinica è importante che i medici la incominciano. Ti dico un dato solo, l'anno scorso che c'è stato il Covid e la pandemia, il pronto soccorso di Polla ha utilizzato, bensì 850 mila euro di prestazioni solo per la radiologia. Questo lo dimostra che dietro una scrivania diciamo facciamo tutte le, eh, le parti del corpo, però non è che ci alziamo e vediamo. Allora anche questo bisogna rientrare in un ragionamento generale e incominciamo a capire come abbattere i costi e come investirli in termini di tecnologia e altro. Perché se è questo è il ragionamento, allora tiriamo fuori un modello della sanità fatto per bene. Guarda, noi ci è andata bene perché una regione che non era organizzata per affrontare una pandemia non ne siamo riusciti bene fuori. Certo. Sindaco, questo... perdonami, voglio dare la parola. Oh, scusami a... assolutamente a Roberto Ronca e poi subito dopo chiudiamo proprio con te, visto che sei al tavolo con Iervolino. Eh, per capire quali saranno le istanze dei cittadini, dei sindacati che porterai a questo tavolo. Prego Roberto. Perché ricordiamo, è il presidente ovviamente di questa commissione. Lo come io voglio solo come dire, ritornare un attimino, potrei anche agganciarmi a quello che è stata la conferenza stampa del governatore. Speriamo che si facciano le case di comunità, speriamo che si facciano gli ospedali di comunità. Speriamo che ci sia un progetto serio uh, sulla parte sud di Salerno. Io... li condividete, Roberto, queste io attività? Io sì. Se, se okay. si realizzassero, sicuramente i sogni sono desideri. Io aspetto, fiducioso, come aspetto fiducioso, l'esito dei concorsi così tanto ben decantati io, non, io sono a favore noi dobbiamo assoldare quanto più persone possibile, è chiaro che, che mi rendo conto anche di de, determinate altre cose che probabilmente qualcuno trascura noi abbiamo un problema di spopolamento dove nel Cilento purtroppo le persone ce lo dobbiamo dire hanno, si sono disabituati a venire ad abitare mentre prima Vallo della Lucania rappresentava come dire, la capitale del Cilento, dove c'erano tutti i servizi pubblici, dove le persone si spostavano, facevano una scelta di vita, vincevano il concorso, si trasferivano ad abitare, adesso tutto questo non avviene più. Adesso quelli che tornano nel Cilento sono alcuni dei figli dei, dei, dei cilentani del Cilento, ma molti di loro che hanno vinto i concorsi in tutta Italia. Il più delle volte non tornano se non per vacanze ed è per questo che non abbiamo come dire, quella, quella disponibilità di risorse umane, di medici, di infermieri, abbiamo difficoltà. Questo lo vediamo con tutti, con tutti i bandi che sono in questo momento in giacenza, che si stanno sviluppando: noi scorriamo le graduatorie degli infermieri eh, su 50. 5-6 arrivano tra Agropoli, Vallo, Sapri, Polla probabilmente, ma i più restano a Salerno, a Nocera, Battivaglia, Eboli, anche perché, ma molte volte anche, anche quelli che risiedono in zona vogliono essere quanto più vicini al centro eh, abitato. E questo è lo stesso discorso che si ripercuote anche per quanto riguarda i medici, eh, la scelta dei medici viene fatta sia per un numero per, diciamo, per, per abitazione, per città, praticamente, o anche per prestazioni, per prestigio, per crescita, per eh, carriera. È chiaro che io se devo scegliere tra l'ospedale di Napoli e venire a Vallo della Lucania. Capirete bene che eh, seppure l'ambiente fosse diverso, fosse più eh, adattabile, quello di Vallo della Lucania, però è una questione di, di personale, di, eh, di crescita personale. Sicuramente Napoli mi dà più eh, possibilità di crescita e di accreditamento. Quindi questo è quello che volevo dire prima, eh, parlando dell'ho etichettato il concorsone. Io lo so che sono, ci sono varie discipline nelle 60 unità richieste nel concorso da 50. Molte, molte di quelle discipline, ripeto, lo dico ancora una volta, potrebbero servire solo come numero all'ospedale all di Vallo per alcuni aspetti, perché noi abbiamo dei reparti eh, con due medici, con un medico che non so come riescono a reggere il, i turni eh, di un mese intero. Queste è quello che sono le preoccupazioni, quello che viviamo tutti i giorni. Eh, purtroppo da questo punto di vista le chiacchiere stanno a zero, le promesse corrono, la programmazione io non è che ne vedo tanta. Io onestamente sono preoccupato, sono preoccupato per eh, gli operatori che tutte le mattine scendono, vanno al lavoro, si impegnano, rischiano, eh, azzardano, vanno oltre il loro orario, eh, i medici che si prodigano che eh, parte forse qualche eccezione, gli inconvenienti capitano, però eh, i medici che si prodigano, è chiaro che da noi invece abbiamo delle altre difficoltà e, e purtroppo io però non vedo una programmazione che mi possa tenere tranquillo. Io non vedo, non sento, come dire, chi già ha presentato la progettualità per la casa di comunità fatta al distretto di Agropoli per dirne, io, ne avete sentito parlare? Io no. Eh, eppure il PNRR se ne sta già parlando da diverso tempo. Il tempo passa e il il governatore ad aprile venne a Vallo della Lucania, disse che c'erano fondi per uh, implementare le, i dispositivi sanitari, le attrezzature sanitarie, la, la tecnologia più all'avanguardia possiamo comprare. Io però non ne vedo di queste programmazioni, non vedo queste grosse gare che potrebbero come dire, a, ampliare la nostra dotazione di attrezzature e quant'altro. È chiaro, mi devo pure preoccupare, perché se noi attrezziamo delle sale operatorie l'anno scorso, però non le abbiamo ancora usate, probabilmente l'anno prossimo, quando le useremo, ci potrebbero essere delle attrezzature già obsolete. Io oh no, sì, eh. infatti l'ho fatto presente nella prima puntata però mi hanno detto di no, mi hanno risposto di no. No, il tempo non passa. Perché... Io non sono un medico, ah. non me ne intendo neanche, insomma, neanche io. Però, la mia... però insomma, se la mia macchina è del 2017, il 2021, tanto, però c'è stato anni, comunque eh. un rianimatore che è stato pagato in Alpi quando le sale operatorie insomma sono state inaugurate. Ah, a inaugurate seguire. Però, inaugurate. Eh, sì. eh, però non hanno mai funzionato. Ci, quindi... appunto, ci sarebbero tante domande. Ripeto, eh, qualcuna l'ho lanciata all'onorevole, eh, ci sono delle cose inspiegabili. Diciamo che queste risposte ce le dovrebbero dare un po' più gli uomini della sanità, non tanto l'onorevole Franco Picarone che è stato un po' più eh, tecnico dal punto di vista eh, di questo documento che ci ha fornito. Che va a darci una risposta almeno su quello che ci siamo detti sempre sulla prima puntata, dove si metteva in evidenza che non c'era un foglio dove si precisava effettivamente che all'ospedale civile di Agostino vi sono stati assegnati otto posti di terapia intensiva. Vabbè, Con adesso, questo documento abbiamo ottenuto almeno foglio. ecco questo. Quindi sono dei pezzettini che piano piano vanno a, col, vanno a, a completare il puzzle. Va, Noi ce è... la auguriamo, tu parlavi di speranza, però sappiamo come il detto. No, io io non, lo voglio, non lo voglio proprio citare. però insomma... Io vedo delle cose estemporanee, però non le vedo legate a una progettualità bella lineare. Perché... Intanto, Beh, però, sentiamo, se non sbaglio, all'ospedale all di Vallo anche... della Lugagna 2 milioni di euro per eh, il reparto di malattie infettive per, per rimodernare questo reparto, però eh, cioè, insomma lì c'è una programmazione. Eh, lì ci sono degli stanziamenti, veramente ci sono i soldi anche per eh, la sala mortuaria che se ne parla da diversi anni, che si deve ristrutturare. Eh, c'è una certa programmazione eh, diciamo messa a budget. Programmazione, diciamo a volte è una struttura un po' datata come quella di Vallo della Lucania, bisognerebbe fare una riorganizzazione totale anche degli spazi, bisognerebbe vedere se, se effettivamente ristrutturare un reparto al sesto o al quarto piano potrebbe essere più utile spostarlo oppure no. Ad Agropoli magari? Perché già Ad Agropoli, eh. io per esempio nel pieno del Covid lanciai l'idea di spostare gli uffici del piano terra al sesto piano perché sicuramente al piano terra veniva più... Utile avere degli spazi per l'emergenza Covid e a molti dissero che poteva essere una buona idea, però non, è stata, non fu seguita. Quindi anche, anche nella, nei lavori bisognerebbe fare comunque una progettazione. Certo. Eh, ripeto... Sentiamo Angelo Rambaldi se è d'accordo, manca la progettazione, la progettualità, Angelo e poi chiudiamo col sindaco eh, di Candia. Eh sì, un po' di, di progettualità manca. Eh, molte volte si va avanti un po' eh, per sommicapi, diciamo così. Eh, non posso dire di no a quello che ha detto Ronga, ci mancherebbe altro. Cioè, questa, questa è una cosa palpabile la noi la viviamo tutti i giorni ecco per questo pure adesso ascoltavo quello che diceva il collega Ronca perché è una cosa che noi chi lavora in ospedale la vive tutti i giorni e si rende conto di questa situazione non lo so che dire ha detto già un po' tutto Roberto manca sicuramente manca un po' di, di organizzazione, di progettualità e... come possiamo sollecitare Angelo? affinché eh... si possa fare tutto questo i sindaci? No, vabbè, al di là dei sindaci, adesso no, 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 non è che vogliamo. Dare eh, il dito, il dito, su, dito di su di loro. E basta. È chiaro che loro sono. Gli amministratori locali, sanno già che devono prendere un po'. Tutto, quindi si prendono i complimenti si devono prendere anche un attimino un po' le accuse. Ma non sono, ripeto, ancora una volta le nostre non sono delle accuse. Noi. Eh, vorremmo non ricadere nel passato non, non vogliamo rimanere nel passato vogliamo andare avanti vogliamo guardare questa nuova eh, appunto, progettualità che si sta dando anche per quanto riguarda il territorio e, e come ho detto prima eh, pure con l'onorevole Picatoni io spero che tutto quello che, eh, che ha detto lui venga eh, portato avanti e spero che il sindaco di Candia come ci ha detto prima eh, si riesca a costruire un po' eh, questo che io mh, Chiamo un po' ospedale territorio, questa relazione fra ospedale e territorio, eh, perché è necessaria e fondamentale arrivare a questo punto. Eh, per quanto riguarda il resto, è inutile voler eh, eh, lanciare. Eh, la freccia addosso all'uno, addosso all'altro. Eh, diciamo che siamo un po' tutti responsabili, dobbiamo metterci tutti eh, del nostro, sederci a un tavolo, ragionare e cercare di fare le cose. Io sono contento che prima eh, su una cosa almeno mi abbia dato ragione, no, non che su altre non l'ha fatto ma che abbia altre, eh? il sindaco di Candia sul fatto del, dei doppioni. Quindi, eh, questo mi fa molto piacere. Cerchiamo di non creare dei doppioni, soprattutto e cerchiamo di far funzionare la sanità anche perché. Noi partiamo dal presupposto che eh, purtroppo la sanità è una cosa che rispetto a tutte le altre eh, si vive sulla pelle delle persone, quindi eh, è difficile. difficile poi lavorare in sanità, è difficile dare delle risposte perché si trova eh, nella situazione di dover dare le risposte che poi siamo noi i terminali, soprattutto i, i colleghi che lavorano di più e che lavorano a contatto tutti i giorni con... Eh, con il paziente. Certamente. Allora, chiudiamo con il sindaco di Teggiano nonché presidente del comitato di rappresentanza dei sindaci che si siede appunto con Mario Iervolino intorno al tavolo dell'ASL Salerno per portare le istanze dei cittadini. Sindaco, sarai sempre attento wow. alle nostre istanze? Io prossimo chiedere... incontro? Eh, vorrei... Eh, infatti, vorrei chiedere il prossimo se incontro. Se già c'è una data. Sì. La ancora non c'è, però io la settimana scorsa ho incontrato il direttore generale, abbiamo parlato per tante problematiche che ci sono all'interno di tutta l'Asile. Però Andrea, un attimino eh, voglio fare un, una chiarezza. Per quanto riguarda le attrezzature, guarda, eh, purtroppo vi devo smentire perché eh, c'è eh, purtroppo la burocrazia che c'è per poter acquistare ecografi. Risonanze, tac, è così. C'è una burocrazia che fa paura, fa paura. E vi posso garantire che il direttore generale su questo è molto attento. È molto attento. Dovete pensare che c'è una gara d'appalto per le ambulanze per diversi ospedali e un anno e mezzo che ancora non siamo riusciti a chiuderla. Ma come quella, le, le gare per l'ecografo, i monitor per l'unità coronarica di polla e di animazione, è da un anno e mezzo che non si riesce ad andare avanti. Ma non è che è colpa dell'ASO o del direttore generale che non vuole investire, no, è la burocrazia. Poi non dimentichiamoci, perché se il personale manca, sia il personale sanitario, ma manca anche il personale all'interno degli uffici amministrativi, eh, non vi pensate che, eh, che è tutta rossa e fiori quella che gira in mezzo alla strada detto questo, allora io eh, vivo la sanità da 35 anni prima che facessi il sindaco da 20 anni eh, ho fatto eh, il sindacalista nell'RSU quindi conosco bene tutti i meccanismi ah sei un ex sindacalista, sì, un lui vostro mi conosce, collega lui mi conosce, eh? mi conosce bene, lui mi conosce bene <ride> Il problema, uh, il problema di fondo è questo, io vorrei mettere all'invito un modello diverso, nel senso, visto che sono stato votato da tutti i sindaci dell'ASLE, uh, dell partendo da Nucena a Sapri, uh, sono stato bloccato un pochino per la campagna elettorale, eh, sono stato bloccato anche dal Covid che non siamo riusciti, ma vorrei fare un incontro su tutti i presidi ospedalieri per capire. Quale sarà la proposta che dobbiamo portare al tavolo dell'atto dell aziendale? Questa è una notizia. Questo, la, la mandiamo perché, domani nel telegiornale. No, 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 Li seguiremo. Lo dico convinto questo perché solo così si possono capire l'istanza di ogni territorio e che cosa vogliamo chiedere e dove vogliamo andare. Anche se abbiamo. Le risorse non è che sono chissà quante risorse, però incominciamo a fare una programmazione seria e vediamo il territorio e come lo dobbiamo mettere a giro insieme all'ospedale. Anche perché io su questo sono fiducioso: perché, non perché io sono un deluchiano, ma no, io apprezzo il presidente della regione Campania e l'apprezzo con tanta. Eh, perché ritengo che ha dato una risvolta all'interno della regione Campania. Certo. Ha preso tante situazioni in mano che hanno ingangrenato: sanità, ambiente ed altro. Va bene. Però teniamo una grossa... Perché voglio fare questo e Arrivo e chiudo. Voglio fare le riunioni con ogni presidio, chiamando i sindacati soprattutto al tavolo, insieme al direttore sanitario, perché l'appuntamento che abbiamo di fronte a noi si chiamano PNRR. PNR. Esatto. Su questo aspetto dobbiamo programmare. E poi c'è un'altra chicca, che questa è una chicca importante, importante è l'area interna. Ci sono soldi. All'interno che vengono, sono stati già investiti dallo Stato per le aree interne. Dove in questa organizzazione c'è anche la sanità. Però, Sindaco, bisogna muoversi presto. Ad oggi noi Lo non so, conosciamo date, non conosciamo intenzioni. Ma il problema è uno solo: tu tieni presente che il Covid comunque ha rallentato tante cose. Oggi pensavamo che ne eravamo usciti, ma sembra che la quarta ondata sarà peggio di prima. Perché il problema è che i cittadini non hanno capito che il vaccino è importante. Certo. Se vogliamo immunizzarsi, vogliamo tutti quanti immunizzarsi, bisogna farsi il vaccino. È chiaro. Raffaella, saluti tu? Bene, eh, no io volevo fare soltanto una parentesi e poi chiudiamo per quanto riguarda quello che abbiamo detto questa sera. Noi non ce l'abbiamo assolutamente con l'ospedale civile di Acropoli, anzi, noi stiamo combattendo per farlo potenziare, per farlo definitivamente aprire. Eh, noi stiamo portando appunto la voce del territorio, dei cittadini eh, in queste eh, dirette per far capire quali sono le problematiche. Io, in prima persona, ringrazio tutti i sanitari eh, che sono all'interno della struttura dell'Ospedale Civile di Agropoli e anche del Covid Hospital che danno una grande mano al territorio. Uh, in quel punto di primo soccorso uh, ci sono dei medici, degli infermieri che svolgono il loro lavoro davvero uh, con grandi sforzi. Uh, ovviamente non possiamo fare tutto un erbo un fascio, quindi questo sia chiaro, non siamo contro l'ospedale civile di Agropoli, anzi noi ci battiamo per farlo uh, riattivare così come era nel 2013 e se facciamo questo è proprio perché vogliamo che questa città abbia una struttura ospedaliera degna del nome che porta. Io ringrazio Gianni Petrizzo, ringrazio soprattutto i nostri ospiti, Roberto Ronca. Ehm, del um, FSI, USAE. FSI USAE Salerno, Angelo Rambaldi della Will Sanità Salerno, mm. il sindaco di Teggiano. Michele Di Candia, nonché presidente appunto, della Commissione dei Sindaci che siedono al tavolo con il direttore generale dell'Asl di Salerno, Mario Iervolino che insomma questa sera ci ha eh, fatto delle promesse e quindi ci auguriamo che nei prossimi giorni si concretizzino e ve ne daremo ovviamente notizia poi nelle prossime trasmissioni. Ringraziamo Don Bruno Lancuba che eh, gentilmente ha concesso la sala. Ringraziamo in regia Andre Giaccio e Gerry Giaccio dagli studi di Cilento Channel che seguono lo streaming per la diretta. E naturalmente. Ringraziamo anche tutti i ragazzi del gruppo comunale di Protezione Civile che sono sempre presenti. Io ci tengo a farlo perché sono ogni lunedì con noi fino al termine del nostro programma per assisterci e per insomma eh, visionare eventualmente le persone che entrano qui nella sala, perché ovviamente è una sala aperta al pubblico, se hanno il green pass o meno per quanto riguarda ovviamente le disposizioni anti-Covid-19. Grazie ancora, ragazzi, per il vostro lavoro, e, e poi grazie anche a tutti i telespettatori che ci hanno Grazie che non sono venuti, ovvero ancora una volta. Abbiamo tentato più volte di invitare il direttore generale Mario Iervolino dell'ASL Salerno, il direttore eh, sanitario di, del San Luca di Vallo della Lucaria. Grazie ancora. E poi a tanti altri politici locali che oggi qualcuno forse ho visto insomma, in sala, ma non tutti poi sono venuti. Grazie e buona serata.